che può salvare la tua anima, alleluia. La tua anima ha bisogno di salvezza. Ascolta alleluia, la parola del Vangelo. Voglio leggere con voi pochi versetti. La Bibbia dice in Marco 14, 22. Mentre mangiava, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. E dice, prendete, questo è il mio corpo. Benedisce Padre questi fratelli, Signore. Lo diede loro e tutti ne bevono. Poi Gesù disse, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è stato sparso per voi. Alleluia. Qua la Bibbia descrive un momento intimo di Gesù Cristo con i suoi discepoli. Qui descrive un momento di intimità, veramente col figlio di Dio, con i suoi discepoli. La figura del pane, la figura del vino, rappresentava quell'opera salvifica che Gesù era venuto a fare sulla croce del Calvario. E voglio dire, quel pane spezzato era il suo corpo spezzato. Alleluia. Sulla croce per i nostri peccati. Alleluia. Gloria al Signore. Gesù Cristo dato per le nostre iniquità, per le nostre trasgressioni, dice la parola di Dio. Amen. Oh, Gesù ha preso il suo sangue per i tuoi peccati. Alleluia. Lì c'è la salvezza, quella è l'opera redentrice, alleluia, che Dio ha compiuto in Cristo. Alleluia. La Bibbia dice che Dio era con Cristo per conciliare con sé il mondo, non imputando gli uomini le loro colpe, alleluia. E lì c'è il perdono, e quando si parla di perdono si parla di cancellazione dei peccati, quei documenti, quelle fedi della preghiera sporca che Cristo ha condannato all'inferno, alle perdizioni. Grazie. O i peccati ti condannano all'abisso. I peccati ti portano lontano da Dio. Alleluia. E tu senza Gesù sei peccatore, sei schiavo del peccato. La Bibbia dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Senza quell'opera salvifica di Gesù Cristo, alleluia, senza quell'opera di Cristo Gesù che ha compiuto per noi sulla croce, alleluia. Alleluia. Tu sei schiavo del male. Alleluia. Senza salvezza né redenzione. Manda il vento. Alleluia. E Gesù aveva comunione con i suoi discepoli. Alleluia. Come voglio dirvi, voi potete prendere questi versetti e applicarli per la carestia, ma se tu non sei un discepolo di Cristo, quel pane che sono simbolo del corpo, quel vino che è simbolo del sangue, non ha effetto su di te. Oggi tu puoi mangiare il vero vino e il vero pane che scende dal cielo, alleluia, Gesù è la parola di Cristo, è la parola di Dio, alleluia. Se tu credi in quel sacrificio, alleluia, tu hai comunione con il corpo di Cristo, tu hai comunione con i fratelli, con la Chiesa di Dio, tu diventi una nuova persona, una nuova creatura. Alleluia. Ma tutto questo viene da Dio, tutto questo viene da quella croce, da quel calvario, alleluia. Lì gli uomini lo scutavano, lì gli uomini lo deridevano, come fate magari alcuni di voi oggi. Ma Cristo era lì, in tirato della croce, alleluia. Quel peso del peccato addosso, quel peccato che Dio aborrisce, quel peccato che veramente, oh Dio, odia, detesta, alleluia. E Gesù se l'ha preso gridando, Padre mio, perché mi hai abbandonato, alleluia. Era lì sulla croce, quel peso del tuo peccato. Era lì sulla croce, quel peso della tua anima, sapendo che senza quella morte tu non potevi essere salvato, né io, alleluia. Oh, Cristo sudava sangue con nel Getsemane, alleluia. Lui sudava sangue, Padre mio, allontana da me questo calice. Ma noi l'abbiamo allontanato, ma la tua sta fatta. Gesù ha pagato tutto il prezzo della tua salvezza, alleluia. Fuori scatti, alleluia. Tu sei caduto in mano a un altro. Tu sei caduto in mano a Satana per colpa dei tuoi peccati, alleluia. Il mondo è stato venduto a causa dei peccati a Satana, ma Dio è venuto a riscattare quel mondo perduto, alleluia. Gloria a Dio. Le creature che Lui ha creato a sua immagine e somiglianza. Dio è venuto a riscattarli, alleluia. E per fare questo ci vuole un prezzo per pagare, perché il peccato ha un prezzo. Il salario del peccato è la morte. Alleluia. Voglio dirti che se tu non credi in quella salvezza, il tuo peccato ti porterà all'inferno, ti porterà alla perdizione, ti porterà eternamente lontano da Dio. Da quella gloria a Gesù. Ha sparso su quella croce, alleluia. Versato per molti, dice la parola. Quel sangue è versato per monte, alleluia. Entra in quel monte, entra in quella via stretta, entra in quella porta angusta che porta la vita. E questa la vita la può portare solo Gesù, amen. Il figlio di Dio. Noi siamo qua a predicare la sua parola, a predicare il Vangelo della salvezza. Santo. Alleluia. E tu per fede, perché l'opera di Dio è basata sulla fede. Molti vogliono vedere, ma non credere.
ma l'opera di Dio è basata sulla fede, alleluia. È per fede che siamo salvati, mediante la fede nel nome di Dio. Alleluia! Ma questa grazia salvifica gloria viene attraverso a Dio. Cristo, ma è per fede. Gloria bisogna a Dio. Riceverla per fede, per sangue. Gloria a Gesù! Che ti purifica da ogni peccato, alleluia. Gloria. Gesù ha spezzato il pane davanti ai discepoli. Come ha spezzato veramente la sua vita davanti al mondo, davanti all'umanità. Era un pubblico spettacolo, ma Gesù dice la Bibbia che in quel pubblico spettacolo lui ha trionfato, alleluia, sulle principate, sulle potestà, su questo mondo di tenebre, alleluia. Alleluia. Lui ha trionfato, alleluia, alleluia. Gloria a Dio. E noi siamo qua a annunciare questa parola di verità, di salvezza, che la salvezza viene attraverso Cristo, la sua opera di redenzione, non viene attraverso buone opere. C'erano dei giovani che gli dicevano le buone opere non ti possono salvare. Senza la salvezza di Cristo, senza il ravvedimento, il perdono dei peccati, tu non puoi essere salvato. È come un lebroso, come una lebbra contagiosa, una malattia contagiosa. Nessuno può ricevere le cose che quella persona ti vuole dare se viene di cuore bene. Perché? Perché sono contaminate, perché ti puoi ammalare. E così anche davanti a Dio, un Dio santo non può ricevere cose sporche di peccato, Luia! Non le può ricevere, non le può ricevere, sono un abominio per lui. Perciò davanti al giudizio, tu con le tue buone opere, le opere che tu fai verranno bruciate davanti a lui e tu rimarrai nudo. Gloria a Dio! Alleluia! Alleluia! Ogni, veramente in quel giorno i segreti del cuore saranno rivelati e ognuno lo renderà davanti a Dio.